ci aiuteranno a giudicare il passato senza il turbamento della passione, che non è mai una buona consigliera. Tu apri muy bien. Iniziamo intanto da una cordiale stretta di mano. Mi servi d'accordo dopo tanto tempo? Ho dei gravi torti verso di te, lo so. Ti abbandonai brutalmente. Ma tu conosci la vita, non sempre ti permette di fare ciò che noi vorremmo. La domenica notte, io mi addormento tra le tue braccia. Il lunedì mattina tu non esci più con me. Me spavento, grido desperata, penso che ti hanno matato. Tanto quasi tardi per me. Tu eri il sesto governatore di Santa Rosolina assassinato. Suonano le trombe, la polizia è smobilitata, tutto sono sombre te cercano. Tu pescatore trovano la tua barca in mano. Madre di Dios, annegato, divorato dai pescicani. Santa Rosolina per 2 mesi ha portato in luce. E tu che hai messo qua, no? Ma di dolore, se non gridare ti sentiranno. Chi tua moglie, quel pezzetto di spugna? Che me ne importa se intende o non intende. Tu credi che io sono venuta qua a mangiare? Te sbagli, cavaliero. Indovina cosa tengo? Una rivoltella, naturalmente. Tutti i muscoli mi fanno male dal desiderio di matarti. E allora, che cosa aspetti? Spara! Come lo dici, Vienna? Ma prima che voglio guardarti lungamente. 12 anni senza rivederti, Donito. Te ritrovo lo mismo. Forse un pochino gonfiato. Vuol dire che sono ingrassato? Non me ne importa. Tu sei sempre mio cavaliero. Embrassami! Qui? È impossibile! Te voglio, sono ardiente. Solo per accontentarti. Madonna, potevi bussare almeno, no? Cercavo la signora, una cosa senza importanza. Sorpresi da un domestico. Siamo in piena operetta. Mi è gustato. Ma non è una consolazione. Se quell'imbecille parla. No, io conosco mia moglie e quella è capace di chiedere il divorzio. Non potrà, poiché è stata vedova. Vedova? Ah già, è vero. E ricominciamo. Nel momento che pensavo, io ti odiavo di più, Tomito. Ma ero felice. Muy felice. Era necessario che lo sappia. Perché tu mi hai abbandonato? Ma è passato tanto tempo, è storia vecchia ormai. Ma la ragione di mia vita. Perché tu mi hai lasciata? Ebbene, te lo dirò. E quando lo avrai saputo, sono sicuro che non me ne vorrai più. Ah, non cercate farmi ridere con essere niente. Ti ho abbandonata perché avevo paura. Paura tu? Londra? L'eroe nazionale? Paura di me? È più stupido di quanto si possa credere. Ma eri diventata il mio incubo. Incubo? Come si dice incubo in spagnolo? Pesadilla. Pesadilla. Adios, amico. Ma hai capito male, no? Hai capito male. Non intendevo dire che avevo paura di te perché eri brutta, ma perché... Sono sempre alla ricerca del mio braccialetto. Devo averlo lasciato... Antonio? Che cosa stai facendo dietro al divano? Io? Ma niente di speciale, figurati. E il signor Miladero mi stava facendo vedere come se caccia il coyote in Paraguay. Ma sarebbe immaginato il colpo di fucile in vita sua. Quando si è ritirato di uno spazio è stato per dedicarsi al bridge, vero caro? Ah sì sì, da principio io... Mi pare di vederti davanti a un coyote. Oh povero caro, continua pure, servirà almeno a farti fare un po' di ginnastica. Madre di Dios, che razza di femmina. Tu l'hai sgagnata una tombola di beneficenza. Parla piano e lascia Maddalena fuori dalla nostra storia. Ha vissuto 12 anni di troppo. Appunto, perciò 5 minuti più o 5 minuti meno. Pronto? Sì. Bruni, ancora. Sì, sì, certo, per le ostriche, come al solito. Aspettate un momento. Sono le ostriche. Grazie. Pronto? Sì, qui Maddalena Miladier. Sì, preferirei parlare con lui in persona. Sì, va bene, grazie, arrivederci. Richiameranno. Ma come? Ti telefonano per dirti che richiameranno? Ebbene, che c'è di strano? Aiutami più costo a mettere il mio braccialetto. Era nel mio segretario, naturalmente. Oh, povero Antonio, tu non troveresti neanche un pezzetto di legno in un bosco. Gli uomini annegano in un bicchiere d'acqua. Io credo che al signor Bilardiera sia più difficile da annegarsi di quanto si pensa. Credete? Ah, nella vita pratica è un vero bambino. Ma che fai? Io? Perché? Ma sono un po' nervoso, ecco tutto. Grazie, caro.
Bello, vero? Me lo regalò Antonio il giorno delle nostre nozze e lo comprò in America del Sud. Meraviglioso, signora. Va bene, ok, allora adesso vi lascio i vostri affari, io vado di sotto a sposarmi con i nostri figli. Ma no, resta con noi, riposati, chiacchieriamo. Ma hai voglia di scherzare, se vedessi in che stato sono i nostri ospiti di sotto. Se tuo paion non arriva, finiremo per cenare sotto la tavola. Madre di Dio, tu l'hai donato mi piazza letto, quello che ti ha donato il giorno che ti hanno proclamato governatore. E tu l'hai rubato Ma non è andata così. L'avevi dimenticato nel nostro Panfilo. E dell'archi la ritrovai l'indomani quando ormai era andato male. Non potevo certo tornare indietro per restituirtelo. Ero molto giovane. Non credevo di fare un grande male allora. Te ne regalerò uno ancora più bello. Ma va al diavolo col tuo brazzaletto, non me ne importa di nada. Ma che tu mi abbia lasciato senza neanche una lettera. Questo no. Ma non ti ho detto che avevo paura. È un sentimento che spinge a fuggire, non a scrivere. Paura tu? L'ombra che ha fatto saltare Ferrari a Zapatapam? Sì, Zapatapam! Vuoi dire che non è vero? No, no, è vero, sono stato io, ma... Non è stato forse il più importante deposito di munizioni del governatorato? Sì, il solo deposito. Non è stata forse l'esplosione di Zapatapam a dare al popolo il coraggio di ribellarsi? Ma passate tutto il vostro tempo a ribellarvi? 9 evoluzioni in 5 anni! Quello non è un paese, è un esplosivo! Ma quella era la vera, era la nostra Tonito, e tu eri il capo! Prima del Zapatapam, chi eri tu? Un piccolo cercatore d'oro. E il giorno appresto, Antonio il Cavaliero e il Liberatore Nazionale. Ma ve l'ho forse chiesto io? E pure il tempo di dire, ah, ed eccomi l'idolo del popolo. Rivoluzione, fucilate, bombe, esplosivi. Neppure un mese dopo mi ritrovo seduto a forza nella poltrona del governatore. Ma tu eri nato per questo? Non nemmeno per sogno. Io sono un uomo modesto che per caso si è ritrovato seduto sopra un petardo. Dovevi dirlo subito. Certo, per farmi fare a pezzi. Dunque un bel giorno ho deciso di tagliare la corda. Tu non capisci la gioia di poter alla sera coricarsi senza l'incubo che ti scoppi una bomba sotto al letto. Non me raccontare storie. Io ti ho veduto batterti al mio fianco come un leone. Chi era? Antonio il Cavaliero o il gatto? Il gatto. Che tu, con il tuo amore fuori misura, scambiavi per un leone. Allora io sono loca! Ma no, sei donna, perciò rivesti di bellezza tutto ciò che hai. E tu asperisci con questa simia? No, non può essere, vero Tonito? Mia moglie è la donna che sta per me. E poi io non ti permetto di parlare... Allora tu hai smuerto, perché io non so chi se lo permise lo sia. Io so chi è anche in missione ufficiale. Ascolta il giudizio. La sentenza del Santo Tribunale di Santa Rosalina. Tu è condannato a morte, querido. A morte? All'unanimità, più un voto. Non ho ragione, ho votato 2 volte. Ho pensato di portarvi io stessa lo champagne. Federico di sotto è sommerso letteralmente. Va tutto bene? È gonfia vele. Spero che non mi dispiace se io mi sono rifugiata qui. Di sotto c'è un tale Baccano. Che ore sono? Aspetta, ma sarebbe ora che il treno di Dupayon si decidesse ad arrivare, eh? Ma forse vi ho interrotto, vero? Stavate leggendo un capitolo del romanzo, una scena d'amore. No, propriamente d'amore. È la sentenza che condanna a morte Antonio il Cavaliero all'unanimità. Più voto. Ah, più voto! Spiritoso, no? Vi prego, continuate. Non vorrei annoiarvi. Ma scherzate, al contrario. Veramente? Ah, non mi è mai capitato di sentire la condanna a morte di un uomo, è un'occasione. Maddalena! Che cos'hai? Non è una buona occasione? E il Tribunale Supremo di Santa Rosalina, dopo aver processato in consumati all'ex eroe popolare Antonio, detto il Cavaliero, e aver constatato che il sovramenzionato Cavaliero non era morto eroicamente per la morte del suo popolo e della libertà, ma era fuggito vigliacamente come un coyote, condanna il suddetto alla pena capitale por alto tradimento. Mamma! Sì, sì. Io ho cambiato quasi. No, no. Ci vuole un operaio.
Non c'è. Oriana! Margherita! That's what.